Ciao a tutti, sono Nessi, sono qui con un nuovo video. In questo video andremo ad aprire tre nuove blind bags. Allora, ho già aperto in un altro video queste qua di Anazuki. Poi alla fine del video apriremo i Nom Nams, che sono della seconda serie e sono nuovi. Allora, queste qua io le ho trovate alla Coop. Non so se... e nei negozi giocattoli credo ci siano. Non so se si possono trovare anche in edicola, ma non credo. Però non lo so, magari in qualche edicola ci sono, ma non lo so. Comunque, allora abbiamo appunto queste due blind bags perché oggi voglio provare a testare i codici. Allora, sul retro ci sono questi codici. Come vedete, finiscono con dei numeri. Questo è il 22 e questo invece è il numero 2. Se voi prendete bustine con numeri diversi, non avrete mai doppioni. In ogni bustina ci sono sempre due treasures, due tesori, che sono sempre gli stessi per ogni codice, diciamo. Quindi il 22 contiene sempre questi, il 2 contiene sempre questi, in teoria. Ora vediamo se ho ragione e se, diciamo, ho indovinato a prendere le bustine, perché ho appunto controllato su internet e dovrebbe essere così. Quindi ora andremo ad aprire la 22, per esempio, e vediamo quali ci sono all'interno. E quindi voi, se volete questi due, dovete prendere la bustina numero 22. E niente, più o meno è questo. Vi farò vedere anche i codici, tanto si possono scannerizzare più volte, nel senso più persone diverse li possono scannerizzare. Tanto lo stesso codice vale per quel personaggio determinato. Più o meno è questo. Ci sono codici anche per cambiare il vestitino dell'omino dei sogni. I buchi posteriori servono per il bracciale che io non ho, quindi vabbè. E niente, più o meno è questo. Il gioco è abbastanza carino, come vi ho già detto, è un po' magari per bambini un po' più piccoli. Io ci ho giocato, ecco, due volte per vedere un po' com'era, però è molto divertente l'idea di scannerizzare i personaggi e farli diventare virtuali. Detto questo, ci sono anche i cartoni se scaricate insomma il gioco trovate anche i cartoni. Quindi niente, direi di andare ad aprire e iniziare. Volevo spiegarvi un po' come funzionava, ma... quindi, allora, al solito all'interno troviamo la checklist e questo che ci dice un po' come funziona, ma non è che sia... ok, una è già venuta fuori. Ok, abbiamo trovato questi due personaggini, quindi abbiamo trovato questo che è, diciamo, quello determinato e questo che è quello, il verde cos'era? Non era, era spaventato, mi sa. E abbiamo quindi questi due e questi sono i codici che voi potete scannerizzare. Quindi abbiamo questi due personaggini molto carini, sono trasparenti. Eccoli qua. Allora, vediamo un attimo la checklist e vediamo quali personaggi si possono trovare. Allora, all'interno ci sono tantissimi personaggi, come vedete. Allora, abbiamo questi che sono gli arcobaleno. La scorsa volta ne avevo trovato uno. Ci sono alcuni glitterati. Allora, questi sono quelli rosa, viola, azzurri. Ecco, per esempio, questi sono glitterati. Ci sono anche gli Encas, che sarebbero questi coniglietti, un po' più rari da trovare. Poi abbiamo questi rossi, eccetera, eccetera, questi qua, vabbè. Questi anche sono glitterati. Ok, direi di passare alla seconda bustina. Vediamo cosa contiene la bustina numero 2. Glitterati abbiamo trovato, eccoli qua. Allora, abbiamo trovato un Enka, sì, un Enka al singolare, e questo è di color verde. E poi abbiamo un altro che è una cibo in scatola, diciamo, che è questo qua. Questi sono i codici se volete scannerizzarli. E niente, sono adorabili. Volevo un sacco questi qua glitterati. Quindi, appunto, in teoria, se voi prendete bustine con numeri diversi, non dovreste trovare doppioni. E niente, più o meno questo è. Sono davvero molto belli. La plastica è dura, ma è anche un po' flessibile. Poi li andrò a scannerizzare sul gioco e quindi diventeranno disponibili, insomma, per me.
Questo credo sia il mio preferito, ma anche il cibo in scatola è adorabile. E mi piacciono un sacco. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi qua e se volete l'apertura di altre bustine. A me piacciono parecchio, ecco. E niente, quindi questo è molto molto carino. Allora, la cosa dei codici, ecco, vale semplicemente per dire che appunto non trovate doppioni se prendete numeri diversi, tutto qua. Poi ogni bustina in teoria dovrebbe corrispondere a determinati personaggi, ma non credo che da noi valga, credo che valga soltanto in America, perché ho visto che lì vale, ma qua i personaggi sono corrispondenti sono altri. Comunque, eccoli qua, questi sono i personaggi di oggi. Ora andiamo ad aprire invece il Nam Nams. Allora, eccolo qua, della seconda serie. Ora li hanno spillati, come vedete qua, quindi devo toglierli e si aprirà praticamente. Odio quando li spillano in edicola. Vabbè, questo è il mini magazine. Qui sono i nuovi design. Cioè, questi in realtà sono quelli vecchi, però. Ok. Ecco, questi sono i nuovi design. Questo qua in pratica è questo. Poi vi parlo un po' di questi perché quelli trasparenti li avevo già aperti. Questa forse è la checklist? Non lo so, penso di sì. Questo qua anche ce l'ho, è quello che vedete lì dietro. Eccoli qua. Allora, andiamo ad aprirli e vediamo subito di che si tratta. Questi costano 4,90, abbastanza alto il prezzo, secondo me. Ecco, questa è la checklist. Ovviamente profumano, come al solito, ormai li conoscete, immagino. E c'è anche un lucida labbra. Allora, qua si è aperta quasi tutta ormai, andiamo a vedere. Questi si trovano in edicola o nei negozi di giocattoli. Ma sono trasparenti! Pensavo che non fossero trasparenti. Pensavo, cioè, alcuni li hanno trovati normali, ma questo è trasparente. Ma che bello! Quindi forse ho trovato uno speciale. Allora, ma che carino, è un macaron! Abbiamo trovato questo che assomiglia tipo a un gattino. Con un ciuffo qua ed è azzurro e rosa sfumato, è stupendo. No, beh, troppo carino. E questo appunto è un macaron, credo alla menta o qualcosa del genere. Aspettate, eccolo. Ma che carino, questa collezione è stupenda. Guardate, sento di cosa profuma. Sì, menta. Questa è la menta. E questo? Non riesco a capire bene, ma sembra sempre menta, ma forse ha preso l'odore dell'altro. E ovviamente, vabbè, possono essere messi uno sopra l'altro, così. Eccoli! Che carini! Questi li metterò, ups, li metterò qui dietro, magari al posto di quello, perché almeno cambio un po'. Come vedete ho messo anche la Lil QT qua dietro nello sfondo. Magari ci metto anche qualcuno di questi. Allora, vi volevo far vedere però, io li adoro, cioè sono troppo carini, soprattutto questi trasparenti. Però il problema è che dopo un po' si rovinano. Per esempio, prendete questi due. Guardate, io non ci ho fatto niente, stavano lì nello sfondo come avete visto, però guardate. Purtroppo si sono rovinati. Quello no, è rimasto intatto, però questi due non so perché si sono rovinati così. E alla fine è plastica, quindi insomma, dopo un po' si rovina purtroppo. Poi, ultima cosa che vi volevo far vedere oggi è Flareon. Questo mi è arrivato per posta, l'ho preso da Sara sul gruppo Blendbags & Toys Italia. E niente, è stupendo. Cioè, fa parte di un set in cui c'era Flareon, Vaporeon e Jolteon. E lei vendeva separatamente Flareon e Jolteon. Jolteon credo lo venda ancora sul gruppo. E ovviamente non ho potuto non prendere Flareon, mi pare l'ho preso a 5 euro. E è stupendo perché si muovono anche le zampe.
E la testa è favoloso, fatto benissimo, proprio perfetto. È duro ma anche flessibile la plastica. E questo è veramente meraviglioso e questo pure penso che lo metterò qua sullo sfondo, se ci riesco. Comunque è veramente bello, mi piace un sacco. Bene, quindi questo è tutto quello che ho trovato oggi. Fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Io adoro tutto. Non mi aspettavo di trovare uno speciale, uno trasparente. Pensavo fossero, insomma, di plastica normale. E questi sono stupendi. Il mio preferito è l'Enka coniglietto. Fatemi sapere quali sono i vostri preferiti e se volete vedere altre blind bags di queste serie. Vi mando un grosso bacione e un salutone, ci vediamo alla prossima, partecipate ai giveaway sul mio canale che sono sempre aperti. E niente, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, la campanellina e andate a vedere i video precedenti perché YouTube non li consiglia, quindi andateveli a vedere, mi raccomando. Un bacione, alla prossima, commentate, mettete un like e condividete il video con i vostri amici se vi fa piacere. Un bacione e alla prossima, ciao ciao!